Ultimi scampoli d'estate all'Argentario con il sindaco Arturo Cerulli, facciamo un po' un consuntivo di questa stagione. Ma intanto l'estate ancora non è finita, come vedete sono ancora in maniche corte, quindi l'estate continua all'Argentario. A parte questo è stata veramente eccezionale, direi, perché la gente che si è vista quest'anno era forse dagli anni d'oro, insomma dagli anni del boom che non si vedeva, tante barche sul molo, ristoranti stracolmi, sempre difficile trovare posto. Oltretutto devo dire che dagli anni d'oro c'è una differenza importante, il numero dei ristoranti è aumentato di parecchio, quindi a parte i barchi anche loro fanno ormai ristorazione, ma poi ne sono sorte di tante nuove, quindi direi che la gente ai ristoranti è veramente aumentata. Il commercio in generale ha difficoltà a partire, perché questa è una difficoltà anche a livello nazionale, la gente spesso ormai compra su internet, va ai grandi magazzini, quindi da questo punto di vista non possiamo dire lo stesso livello di fortuna ricevuta da chi ha soltanto commercio. E tanta gente, tanti stranieri, certo avvantaggiati anche dalla paura così di questo che succede nel mondo, a differenza di un argentario che noi forzatamente schermiamo anche dagli arrivi di questi disgraziati, diciamo, che vengono dal Nord Africa. Insomma, secondo la nostra politica è quella che qua, se vogliamo mantenere un certo tenore, un certo discorso, bisogna purtroppo fare delle scelte, e noi le facciamo in questo senso, quindi molto soddisfatto, direi. Ecco, finisce la classica stagione estiva, diciamo così, normale, quella fra virgolette normale, e potrebbe cominciare quella delle mini crociere. Sì, le mini crociere, diciamo che noi ci abbiamo lavorato tanto in questi ultimi 2 anni, ma insomma è una storia che viene da lontano, e arriveranno, non è ancora un flusso tale da fare massa critica, questo è bene ammetterlo, però stanno incrementando, noi continuiamo ad andare anche nelle varie fiere che ci sono in questo senso per proporre la nostra proposta, per far vedere che l'Argentario intanto ha 2 porti sicuri, uno esposto verso nord e uno esposto verso sud, il che permette di venire con qualunque condizione di mare. Le barche a cui facciamo riferimento in genere sono barche che non entrano nel porto, stanno in rada, però per stare in rada occorre mare calmo. Ecco, se il mare è un po' mosso verso il sud, al contrario è tranquillo a nord e viceversa, e questo per noi è un bella carta in più da giocare, e ce la giochiamo ovviamente. I turisti essere molto contenti dell'addobbo urbano, della piazzetta, insomma questo sindaco vuole lasciare con il botto. No, non si tratta di botto, le cose da fare sono ancora tante, io spero che chi verrà dopo di me, ovviamente spero che sia, diciamo, quella dalla parte a me vicina, anche se qui non stiamo parlando di politica nazionale, non è che c'è una destra, una sinistra, chiaramente sono tutte proposte secondo me relativamente civiche, chiaramente orientate più in un verso più un altro, però sono contento di questo, io vado verso, ormai sono in discesa, fra pochi mesi non sarò più sindaco, scadono i 10 anni, sono veramente contento di quello che abbiamo fatto, inoltre da ultimo stiamo mettendo a segno delle cose molto importanti, non perché deve essere la campagna elettorale, ma perché così capita, mi riferisco soprattutto a dei parcheggi che stanno sorgendo proprio adesso, il problema di Santo Stefano e di Porto Ercole è il problema del parcheggio e noi stiamo cercando di risolverlo, e mi sembra che già dei fatti concreti siano avvenuti e siano avvenenti, per cui anche questo possiamo dire che è un problema risolto. Ecco, qualcuno pensa che da ottobre fino a maggio l'Argentario vada in letargo, ma non è così, sindaco, lei che lo vive tutti i giorni. No, io lo vivo tutti i giorni, anche tutte le notti, stanotte è piovuto parecchio ed ero fuori anche a vedere che succedeva. No, assolutamente, letargo noi non ci andiamo mai, è chiaro che d'estate diamo il prodotto, ma il prodotto si costruisce durante l'inverno, quindi noi siamo qui a preparare la stagione sin da adesso, finisce la stagione estiva e noi già pensiamo a Pasqua, perché a Natale in genere c'è poco movimento all'Argentario, chi ha la seconda casa all'Argentario in genere ce l'ha anche a Cortina, e quindi ovviamente giustamente direi che preferisce Cortina all'Argentario per Natale, però insomma abbiamo tante cose da fare, e noi anche il prossimo anno speriamo di dare al turista altre novità. Quest'anno la piazza di Santo Stefano
Il lungomare Santo Stefano è stato veramente il botto, nessuno si aspettava che in un anno saremmo riusciti a portare avanti un'impresa così importante, così di qualità e così bella e funzionale. Tra parentesi, oggi, stanotte ha piovuto e dopo la pioggia non c'era una goccia d'acqua in piazza, a differenza degli anni passati, e questo, anche questo è importante. Per il prossimo anno abbiamo dei lavori importanti, dicevo prima il parcheggio, ma non ci dimentichiamo tutto il lavoro che stiamo facendo per Caravaggio, questo centro studi di Caravaggio, che sarà veramente una cosa che secondo noi può portarci anche turismo tutto l'anno. E poi questi parcheggi, per non parlare della Cirio, insomma. Ecco, a che punto è quel progetto? La Cirio è un peccato storico di Porto Ercole, insomma una bruttura che era rimasta da quando diversi decenni fa fu dismessa, e noi ora siamo vicini a portarla a livello urbanistico fra una quindicina di giorni per dare il là a questo bellissimo albergo che gli svedesi vogliono fare, e non solo quello, ma insomma io penso che anche quell'angolo lì verrà riqualificato e sarà veramente un fiore all'occhiello per Porto Ercole e per tutto l'Argentario. Da sindaco, questa stagione 2017, qual è la cosa di cui è più soddisfatto? Ma che tutto sommato la stagione è andata via bene, diciamo senza incidenti importanti, voglio dire, tutte le manifestazioni che abbiamo fatto sono riuscite bene. E un bel palio non vinto dalla Fortezza. No, quella magari... No, no, questo permetterà un altro anno di fare contro a Pirarella che ha vinto quest'anno, ma questa è la logica del palio. No, ma bello anche a portare la notte dei pirati, è riuscita molto bene, e qui appunto il palio, ma direi un po' tutta l'estate, non ci abbiamo avuto grossi picchi, grossi personaggi direi, però la stagione mi sembra che sia andata veramente bene, la gente è contenta, i complimenti che sono stati fatti per questi lavori in piazza sono stati quasi certe volte anche imbarazzanti, insomma, no? Però chi è venuto da fuori ha apprezzato decisamente tanto quello che abbiamo fatto, noi ce l'abbiamo messa tutta, insomma, poi che qualcuno sia scontento, quello è normale, noi non vogliamo neanche provare a convincere tutti, ci mancherebbe, noi la coscienza l'abbiamo a posto e siamo contenti veramente di quello che abbiamo fatto. E va in archivio anche l'edizione 2017 del Palio Marinaro, la 76esima edizione, conclusasi con una novità, perché tutti dicevano Fortezza, invece Pirarella. Sì, va in archivio una bella edizione del Palio, particolare, complicata come tutte le edizioni, poi anno di Coppa d'Oro, diciamo che poteva assegnare la Coppa d'Oro, però devo dire che come organizzazione ci riteniamo soddisfatti, sia dal punto di vista dell'organizzazione a terra e quindi sfilate con i rioni eccetera eccetera, che dell'organizzazione al mare col palietto, palio e paliotto, quindi anche un ente palio rinnovato ha tenuto colpo, ha tenuto botta e è riuscito a fare quello che normalmente insomma si fa in queste edizioni complicate. Dal punto di vista sportivo, sì, ha vinto la Pirarella, ha tolto la Coppa d'Oro alla Fortezza, complimenti alla Pirarella perché comunque è stata una vittoria meritata. E in questo momento i rioni che fanno? Dormono? No, no, il palio non si dorme mai nella maniera più assoluta. Chi ha vinto, come ho detto, diciamo in telecronaca finale alla diretta del 15, ha vita un po' più facile in questi mesi. Chi ha perso già è lì che comunque pontifica per l'anno prossimo. Pontificare per l'anno prossimo significa mettere insieme l'equipaggio, integrare, assemblare e ricominciare con i remi in mano a prepararsi per la numero 77 del 2018. Qual è la cosa che più ti ha soddisfatto e quella che ti ha amareggiato di più? Ma diciamo che ci sono diverse cose che mi hanno dato noia, e comunque quella che mi dà più noia particolarmente è sempre questo atteggiamento di non vedere l'ora di beccare l'ente palio come organizzazione in deficit, in difetto, no? Quindi c'è sempre questo scontro, anche voglio dire capibile quando si arriva ai giorni diciamo del palio, fra i rioni e la dirigenza dell'ente palio, mentre dovrebbe essere un unico asset che lavora insieme per sviluppare poi il 15 tutti col coltello in bocca sportivamente parlando e vinca il migliore, però gli altri 364 giorni servirebbe questo,
e quindi questa cosa è una di quelle che mi ha dato più noia, poi ce ne sono tante altre ma l'intervista dovrebbe essere troppo lunga, mentre quella diciamo che mi ha più soddisfatto, una di quelle che mi ha più soddisfatto è sicuramente questo sviluppo, diciamo così, alzata qualitativamente del palio in generale e comunque dovuta anche al buon apporto della TV e della diffusione mondiale ormai che ha il palio grazie a Arezzo TV. Anche per il Centro Studi Don Pietro Fanciulli è un momento di bilancio. Ne parliamo con il presidente, il professor Gualtiero Dalla Monaca. Finisce l'estate e che stagione è stata per voi questa? È stata un'estate molto intensa e molto ricca di soddisfazioni. Abbiamo iniziato subito con una serie di conferenze e soprattutto hanno riguardato Zanara, l'isola di Zanara, l'isola leggendaria, con l'intervento del comandante Daniele Busetto. Poi abbiamo inaugurato una mostra sulla storia del pugilato santo stefanese, fin dalle origini fino agli anni 50. Poi abbiamo inaugurato a metà giugno una mostra sulla difesa costiera dello Stato dei Presidi, che è durata 3 settimane e è stata molto ricca di eventi. Il più importante è stato sicuramente quello del 29 giugno, in cui abbiamo rievocato diciamo, la figura sia religiosa sia di studioso di Don Pietro Fanciulli, che al quale è dedicato il nostro centro studi. E naturalmente abbiamo avuto degli interventi insomma, di grosso livello, a cominciare dalla dottoressa Anna Guarducci dell'Università di Siena, di Gian Piero Bruni dell'Università di Roma, della Sapienza di Roma, e poi anche del un altro studioso dell'Università di Reggio Calabria. Ecco, l'afflusso del pubblico com'è stato? L'afflusso del pubblico in occasione di queste manifestazioni ci lascia molto soddisfatti. Noi cerchiamo in tutti i modi di divulgare i nostri programmi, anche se non è facile programmare in anticipo tutte quante le date, perché insomma ci sono difficoltà che non si possono risolvere solo al momento. Però abbiamo avuto una grossa partecipazione con commenti positivi sia da parte del pubblico che della critica. C'è voglia di cultura anche nella presentazione dei libri? Certo, noi quest'estate abbiamo pubblicato la guida tascabile della nostra mostra cartografica, eccola qui, e poi abbiamo pubblicato anche il terzo numero della nostra rivista L'Argentariana, che in questa occasione si è arricchita di altre 32 pagine a colori. All'interno dell'Argentariana ci ha incuriosito questo dossier di Gualtiero Dalla Monaca, che è il dramma del Panigaglia. Di che si tratta? Abbiamo voluto ricordare questa tragedia successa qui nelle acque della Rada di Santa Liberata nel 1947, quando una nave adibita al trasporto di munizioni è esplosa, facendo più di 70 vittime. Abbiamo voluto ricordare 70 vittime fra quelli della nave o civili anche di Porto Santo Stefano? No, fortunatamente le autorità avevano deciso di far eseguire le operazioni lontano dal paese e quindi era stata scelta la Rada di Santa Liberata proprio perché è poco popolata rispetto alle rade più vicine al paese, Pozzarello, la Cantoniera, lo stesso porto nostro del Valle. Per cui questa decisione è stata diciamo, indovinata perché praticamente purtroppo sono morti soltanto gli uomini dell'equipaggio e 13 operai provenienti da Grosseto che erano stati incaricati di eseguire lo sbarco. Abbiamo avuto tra le vittime un santo stefanese, il capobarca Armando Loffredo, che appunto era al timone del barcone che trasportava le munizioni dalla barca, che era in rada a circa 500 metri dalla riva.
fino appunto alla baia del Pozzarella, dove poi veniva trasportato il materiale esplosivo, veniva trasportato al forte del Pozzarello. L'unico superstite di questa tragedia è stato un Salvatore Somma, un marinaio napoletano. Io mi sono messo in contatto con la famiglia, con il figlio che si chiama Salvatore come il padre, e quindi anche con lui ho avuto modo di reperire il materiale necessario per poi arrivare a completare questo dossier che noi abbiamo dedicato appunto a questa tragedia. E speriamo per questo autunno di avere altrettanto flusso di pubblico, perché abbiamo preparato un programma veramente interessante. Eccoci all'autunno allora, qual è il programma? Il programma è ricco di appuntamenti, sono 5, che partiamo dal 30 settembre e arriviamo al 28 ottobre. E cominciamo con un intervento di Mauro Schiano sulla demografia del Monte Argentario e continuiamo con il fiore all'occhiello della stagione autunnale, che è appunto la conferenza della dottoressa Lucia Goracci, che ci parlerà della guerra all'ISIS, proprio raccontata non diciamo da chi ha sentito dire, vissuta. Ma è vissuta in prima linea. E poi continuiamo con Riccardo Martina dell'Istituto dell'Esercito Italiano, che ci parlerà delle monete, dei quattrini, le monete antiche che si coniavano appunto a Napoli per lo Stato dei Presidi. E finiamo poi con Massimo Cardosa, che ci parla delle ultime novità riguardanti gli scavi sulla Feniglia, e il maestro di musica Alberto Solari, che ci racconta questo progetto fatto con la scuola sulle musiche cantate e suonate dai ragazzi, appunto dagli alunni. Un dettaglio più approfondito allora su Riccardo Martina e Massimo Cardosa. Sì, dicevo, il dottor Riccardo Martina ci parlerà appunto dei quattrini. I quattrini erano una moneta della seconda metà del Settecento, fatta coniare appunto dal Regno di Napoli proprio per lo Stato dei Presidi di Orbetello. E invece Massimo Cardosa, l'archeologo, che tra l'altro è direttore del Museo della Storia, della Preistoria e della Protostoria di Manciano, ci farà un intervento dove ci dirà gli ultimi sviluppi degli scavi che ormai da diversi anni si fanno presso la Duna della Feniglia, che hanno portato alla luce un villaggio protostorico, protovulcanoviano, in cui l'attività principale probabilmente era legata al sale, alla conservazione del pesce e alla lavorazione del pesce. Probabilmente tutto questo vostro darsi da fare, tutte queste attività, rendono merito a questa splendida struttura in cui vi trovate. Certo, noi cerchiamo in tutti i modi di fare onore alla figura di Don Pietro Fanciulli, che è il nostro punto di riferimento, c'è lui che ha insegnato il metodo di lavoro, l'amore per la nostra terra, e quindi cerchiamo sempre di fare riferimento a lui in tutto quello che facciamo.